Presidente Casini, oggi lanciate un'agenda per il terzo polo, in cima ci sono i giovani. Beh sì, è necessario. C'è una società che ha costruito una grandissima ingiustizia, si è preoccupata di chi era dentro il mondo del lavoro e non si è fatto carico di creare condizioni per l'entrata dei giovani. Abbiamo una fascia di giovani disperati che rischia di essere nella marginalità e nella disoccupazione permanente. Dobbiamo produrre fatti, cose concrete, mentre invece oggi il governo produce chiacchiere vuote. A metà luglio ci vediamo, togliamo sì. I simboli dei partiti, no. Mettiamo quello del nuovo polo? Dobbiamo andare avanti assieme, ognuno naturalmente a volte si marcia divisi per colpire uniti, ma è importante è che si produca una novità vera, perché è quello che serve al Paese, anche chiedendo e facendo appello, a partire da chi ci ascolta in questa intervista, alla parte buona della società, ci dia una mano, ne abbiamo bisogno. Grazie. Grazie. Ma io credo che tutti i militanti e dirigenti dell'ABI di Roma siano particolarmente orgogliosi di aver ospitato questo primo incontro politico pubblico tra i leader del nuovo polo per l'Italia, fatto in una piazza di un quartiere di Roma. Qui non siamo né al centro né in periferia, siamo in quella Roma che soffre, che ha difficoltà, che è soffocata, che è abbandonata dalla giunta Alemanno. Credo che questo serva per spingere, per spiegare perché mobilitarsi per il referendum, ma anche per far capire che c'è in campo, anche a Roma, una proposta del nuovo polo. Ah, mi pare che si è ritrovato oggi anche il sapore della piazza, vedere Fini, Casini e Rutelli che si sono a lungo confrontati come avversari in sedi e luoghi, in contesti diversi, vederli uniti anche nell'amminghiare le persone, nel dire alle persone che c'è un'Italia che vuole sperare in un cambiamento e anche in un cambiamento molto significativo. E la loro esperienza, la loro storia politica, anche le loro diversità messe a servizio del Paese, di una rinascita, di una riorganizzazione della politica, ma anche delle istituzioni e anche dell'economia di questo nostro Paese, credo che sia un bel segno. Visto la gente anche che li ha accolti con grande favore, questo ci conforta molto. È una strada lunga, anche faticosa se vogliamo, ma è l'unico modo, unire per alleare le persone, anche quelle che si sono lealmente combattute per il bene del Paese, per dare all'Italia un futuro e una speranza. Una giornata, una festa di tre giorni l'abbiamo voluta fare in una zona di Roma, proprio perché una forza, il nuovo polo, nasce dalle periferie, periferie abbandonate da questa giunta Alemanno. Abbiamo voluto porre l'accento in una zona di Roma. Io sono stato uno di quelli promotori di questa iniziativa. Mi ha fatto molto piacere che qui in qualche maniera si è rafforzato quello che è il futuro nuovo polo, che è la vera novità di questo paese. Quindi una festa molto bella, è stata una festa dove sostanzialmente si è detto di votare per i referendum e dove in qualche modo si sono gettate le basi per ciò che per preparare il futuro del nostro paese. Credo che l'iniziativa di oggi, dico tra virgolette, è più unica che rara, ma forse sicuramente è la prima di una lunga serie, come ha detto il nostro leader Francesco Rutelli. Vedere i tre leader del terzo polo per la prima volta in un'iniziativa territoriale dove ha attratto veramente un grandissimo numero di persone, ma soprattutto quello che è importante, i contenuti del dibattito, contenuti fondamentali rispetto al referendum che invitiamo tutti i cittadini ad andare a votare, ma soprattutto per quella che sarà la convention di luglio, che vedrà veramente l'inizio del nascere del terzo polo. Molto importante anche l'aspetto lanciato da Rutelli inerente al rinnovo della classe dirigente. Ringraziamo questi tre grandi leader che stanno preparando veramente un buon futuro per l'Italia. Mi dispiace di essere arrivato tardi a questa manifestazione, perché purtroppo ho dovuto essere presente in consiglio nell'assemblea capitolina, perché c'erano due delibere importanti, una era quella della cittadinanza onoraria a Muti e poi un'altra sul problema invece molto più importante, quello sull'ATAC, dopo il disastro di questa azienda che dopo tre anni di gestione Alemanno ha portato allo sfacelo. Quindi stiamo cercando con delle proposte nostre di poter portare l'azienda di nuovo in una situazione almeno di pareggio e poi rilanciarla. E mi dispiace che sono arrivato proprio
in tempo qui a questa grande manifestazione ben riuscita, fatta dagli organizzatori, il consigliere regionale Mario Meglio in primis, e sono riuscito appunto ad arrivare in tempo per sentire il presidente Rutelli. Quindi sono contento e speriamo che adesso di queste manifestazioni ce ne siano tante altre, perché questo Terzo Polo merita di, diciamo, di crescere in modo adeguato. Direi molto bene, la piazza era piena di gente, si trattava anche di mobilitare le persone affinché capiscano che questa volta andare a votare per il referendum è importante. Noi voteremo sì in modo convinto, ovviamente in particolare sul nucleare riteniamo che non sia neanche immaginabile in questo momento, si guardi a cosa ha fatto la Germania, andare a riaprire questa pagina nel nostro paese, sapendo peraltro che nessuna regione accetterebbe una centrale e quindi che non si riuscirebbe neanche lontanamente a organizzare alcunché, a parte i rischi che abbiamo visto per la gente. Sull'acqua riteniamo che sia assurdo non continuare a considerare l'acqua un bene pubblico e andare a fare gli interessi di privati che probabilmente come primo atto caricheranno gli investimenti da fare sulle tariffe per i cittadini che invece sperano che le tariffe si abbassino, e quindi speriamo che questa volta il referendum il quorum lo raggiunga. Allora, oggi una grande iniziativa, bella, una festa, tantissima gente, il tema chiaramente sono l'appuntamento referendario che ci sarà tra poco, ma il tema forse ancora più importante è la prima iniziativa a Roma del nuovo polo, e io credo che le premesse ci sono tutte per avere un grande successo, non solo l'appuntamento referendario di adesso, ma per il futuro di questa città e speriamo per il futuro dell'Italia. Luciano, quali sono le priorità per i romani? Ma niente, ci siamo calati in questo quadrante di Roma che insomma non, abbiamo scelto di rinunciare ai luoghi paludati istituzionali degli incontri della politica e abbiamo scelto di andare in mezzo alla gente, in un quartiere che poi mi sta molto a cuore perché è un quartiere dove sono cresciuto, dove si vede ben visibile l'impronta di miglioramenti che sono stati portati avanti quando Francesco Rutelli era sindaco di Roma. In questa zona è interessata dal passante a nord-ovest, quella grande opera, quella grande infrastruttura che ha permesso uno snellimento del traffico congestionato di queste zone, di questo quadrante della città. Questo quartiere è stato interessato al prolungamento della linea della metro A, che prima dell'arrivo del sindaco Rutelli si fermava a Ottaviano e oggi raggiunge tutto il 18° municipio fino al 19°. Quindi insomma la buona amministrazione, il nuovo mercato Irnerio che è qui a due passi e che è stato realizzato e inaugurato durante il secondo mandato di Rutelli sindaco. Quindi insomma questo quartiere che è vicino al centro ma che ha un prolungamento che lo porta fino ai confini estremi di Roma è un quartiere con molte difficoltà ma che ha conosciuto la buona amministrazione. Oggi conosce invece un'amministrazione che l'ha dimenticato, come ha dimenticato molte zone di Roma, e quindi noi veniamo qui a incontrare i cittadini e a raccontargli un progetto che non è solo per Roma, non è solo per questo quartiere ma per il paese, che è il progetto di Alleanza per l'Italia e quello del nuovo polo. Oggi in particolare è stato bello vedere la prima uscita pubblica, la prima uscita di piazza di Fini, Rutelli e Casini, hanno scelto di farla qui in occasione del prossimo referendum per invitare tutti ad andare a votare per fare delle scelte intelligenti e innovative. Allora, questa è un'idea che è nata insieme al consigliere Mario Mei perché riteniamo che tanti cittadini romani non si ricordino o non siano a conoscenza di quello che è stata la progettazione, il pensare, il progettare, il realizzare la Roma di oggi di Francesco Rutelli. Quindi riteniamo che comunque sia importante il concetto che allora quella giunta di Rutelli ebbe, no, riguardo della grande viabilità del passante a nord-ovest, della cultura, del maxi e del macro, della Rapacis, della progettazione del nuovo centro congressi dell'Eur. No, oggi comunque l'auditorium è un punto di eccellenza per la cultura nella città di Roma, poi la metro leggera, il prolungamento della metro A che soprattutto in questo quadrante Cornelia, Battistini, no? Per poi ultimo il ponte della musica inaugurato da poco tempo dal sindaco Gianni Alemanno che fu una progettazione dell'allora giunta di Francesco Rutelli. Quindi quello che ci interessava a noi è molto velocemente, perché abbiamo pensato tutto ciò 3 giorni fa,
fare un flash su pensare, progettare, realizzare e vedere che la Roma di oggi non è quella che è sicuramente quella che ha progettato e pensato Francesco Rutelli, questo parliamo di anni fa, e poi per arrivare alla Roma di Gianni Alemanno che a 3 anni d'inizio del governo della Giunta Alemanno ha creato il disastro che oggi abbiamo sotto gli occhi. Quindi cioè, il pensare dalla prostituzione che avrebbe tolto in campagna elettorale, che oggi è presente in tutte le vie principali, dalla via Salaria, il ritorno dei lavavetri che lui avrebbe tolto, lo scandalo delle affissioni, il fallimento della sicurezza, perché oggi è una città anzi peggiore di quando l'abbiamo lasciata con la giunta di centrosinistra, per poi finire al grande scandalo di Parentopoli e al disastro della manutenzione delle strade e soprattutto della pulizia dell'AMA. Quindi noi volevamo mettere su un pannello, che credo possa essere poi sotto gli occhi di tutti, la diversità del raccomandare, illudere e fallire di Gianni Alemanno e del pensare, progettare e realizzare della città che è stata di Francesco Rutelli. Auguri a Benedetta. Grazie a tutti. Una piccola Benedetta dell'Api.